Come ti vorrebbe lui, ma non ti basta mai, mai. Amore, amore, amore amaro, amore mio, amore che potrà fermare solo Dio, ma questo amore senza cielo volerà nelle tue mani. Napoli News. Grande pomeriggio al fan di Napoli, premio Nicolardi, organizzazione, conduzione, direzione artistica Ciro Lucioli e Laura Misticone, tra i premiati il nostro Nando De Maio e lo sceneggiatore Cristian Boraggine per il film Lotta per la vita. Siamo alla 28ª edizione del premio Nicolardi e viene fatto, diciamo, grazie alla nipote Clara Nicolardi, e lei ha ripreso questo premio che già era stato istituito diciamo negli anni 50 più o meno, lo riprende ed è 28ª edizione che Clara Nicolardi indice, diciamo, questo premio, ed è dato a tutte le personalità, tutti i personaggi più salienti, diciamo, al momento nel campo della storia, della cultura, della musica, dell'arte in genere. Il premio Nicolardi per me è stata un'opportunità, un piacere condividere con Laura l'organizzazione per il secondo anno consecutivo, e cercheremo di fare il nostro meglio, ecco. Per quanto riguarda la candidatura, ovviamente abbiamo stabilito una giuria. E contestualmente a noi, che ci siamo presi la responsabilità di essere anche direttore artistico di questo premio, valutiamo una serie di circostanze che si sono poi manifestate durante il corso dell'anno, perché i vincitori sono tutti selezionati in funzione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare, no? Stasera al premio Nicolardi con noi anche Nando De Maio, regista napoletano, al suo attivo tantissimi film, ma quello che stasera, diciamo, presenterà e che, diciamo, che ha più piacere di presentare è l'ultimo, in ordine, l'ultimo di tempo. Appunto, in ordine di tempo, è Lotta per la vita. Un film che scritto da Cristian Boraggine, un ragazzo che purtroppo è affetto da una brutta malattia che è la SLA, e che scrive proprio della sua malattia attraverso un sogno, naturalmente il sogno di una guarigione. E Nando, con tutte le sue forze, diciamo, in tutti i sensi, diciamo, attive, economiche e tutto, ha realizzato, diciamo, questo film, dove poi sono presenti diversi attori napoletani, e tra cui vogliamo ricordare il papà della signora che ci sta intervistando, Salvatore, il caro Salvatore Misticone, che è stato lui a coinvolgermi in questa avventura. E un altro ricordo lo voglio fare a Patrizio Oliva, grande e indimenticato campione mondiale della box italiana. Ricevere un premio è sempre una gratificazione enorme, e il fatto che mi gratifica di più è questo, che quando Salvatore, il papà, ha saputo che Laura mi voleva dare questo premio, la sua contentezza è stata nel fatto che lui non mi ha proposto, quindi è venuto interamente da lei la mia candidatura a questo premio, e questo mi fa ancora più felice. Amedeo Colella è uno scrittore umorista, possiamo dire. Vabbè, naturalmente sì, io adoro tutte le eccellenze che la nostra etnia ha prodotto negli ultimi 3.000 anni e provo sempre a valorizzarle, per cui ecco, allora, qual migliore occasione di valorizzare la musica napoletana e un'eccellenza che è stato Edoardo Nicolardi, che per chi studia la musica napoletana è un punto di riferimento. Quindi per me anche essere insignito di questo premio è un onore straordinario. Poeta, scrittore, autore di canzoni, insomma veramente un uomo di cultura a tutto tondo. Io cito sempre la prima strofa della poesia Testamento, che ho sempre adorato, che dice: quando morì, chiagnitema, un quarto d'ora e basta.
come atterrate? L'11, salute bene. E dove manata a past? Ecco, questa era la semplice vita, la semplice filosofia di un grande, perché poi più si è grandi in generale, più si è, come devo dire, concreti, ecco, rivolta alle cose concrete della vita. Maestro Bruno Lanza. Io ho apprezzato Nicolardi per qualcosa che magari non è stata colta in pieno. Credo di essere abbastanza, diciamo, nuovo come considerazione. Nicolardi ha fatto una cosa enorme nel dopoguerra, nella canzone È nato una creatura nera. Lui è stato, credo, il primo storicamente a seminare la tolleranza. È vero. Quella canzone ha un valore aggiunto che probabilmente a livello popolare non è stato raccolto, non è stato neanche capito, perché quando c'è una ritmica andante sotto la gente si distrae e trova gradevole una canzone senza capirne appieno il significato. Questo succede molto volte nella musica leggera. Secondo me Tamburiata Nera è un grosso capolavoro storico, non per quello che sembra, ma per quello che dice sotto. È una canzone, è una delle prime cose antirazziste che nascono sul territorio d'Italia. Quindi risentitela e vedete tutta la tolleranza che c'è, l'accettazione di un fatto, non come scandaloso, ma quasi divertente. Di avere tra gli artisti presenti e premiati al questo premio Nicolardi un artista argentino di notevole fattezze che è Diego Moreno. Grazie Laura, io sono onorato, emozionato, perché proprio nel 2008 abbiamo scelto una selezione di canzoni per fare Tango Spunnizzo. Napoli in tango vuol dire quello che raccontava Laura, c'è una mezcla, come si dice in spagnol, del tango argentino e la musica napoletana. E abbiamo scelto alcuni molto emblematici, altri meno, e la cosa bella è che siamo stati a Buenos Aires con un'orchestra di tango diretta da Claudio Corradini, con persone che suonano tango e tango, non altro. E quindi quando abbiamo portato nella fattispecie anche Voce Notte, in quel caso loro io non avevo fatto una voce guida, come si dice in gergo, e hanno suonato come se fosse davvero un tango. E io credo che grazie a questa unione che c'è tra l'Argentina, la terra d'argento, e Napoli da sempre, da Buenos Aires a Napoli, è venuta fuori una sonorità unica. Ci sarà anche Marco Palmieri, un brillante attore napoletano, molto giovane, ma già con un curriculum di teatrale molto vasto. Sono veramente felice di ricevere questo riconoscimento, perché penso che quando si riceve un riconoscimento, che è sempre un attestato di grande stima, vuol dire che stiamo lavorando bene. Quindi continuerò, cercherò di fare sempre belle cose, soprattutto emozionando il pubblico, sempre, che è la cosa che più mi piace di questo lavoro. Quindi grazie alla famiglia Nicolardi, grazie a Laura e grazie a tutti coloro che hanno realizzato questa bella manifestazione. Sono davvero felice. Ora tra gli ospiti premiati a questo grande premio, il premio Nicolardi, è il maestro Riccardo Fiorentino. Ma è una cosa inaspettata, Ciro Lucioli è sempre un vulcano di iniziative, io non è che ho fatto qualche cosa di particolare nella mia vita, ho fatto il mio mestiere di musicista in San Carlo e fuori in tournée con Onestà,
ho orchestrato colonne sonore, sempre all'insegna del calarsi nella musica, nella relazione con i collaboratori, nonostante tutto quello che sta succedendo, perché purtroppo qua la musica, almeno le istituzioni musicali qua in Italia, sappiamo che versano in cattive acque e basta leggere i giornali. Il mio sforzo individuale c'è stato in tutti i sensi e sono soddisfatto. Qualche anno prima che mi mandino in pensione, io lavoro in Teatro San Carlo come pianista stabile, di essermi trovato qualche cosa da fare da grande, perché sono un compositore, i miei lavori vengono eseguiti in Italia e all'estero, e di questo sono contento. Buonasera a tutti, sono Bea Ben Abdelbaki, console della Tunisia a Napoli, ma console del Mezzogiorno, del 5 Regione. Io sono qua oggi perché mi hanno invitato, grazie a Ciro, e sono qua perché il ringraziamento è molto importante per la persona. Essere premiati è una cosa bellissima. Abbiamo invitato e ha avuto l'onore quindi di conferire questo premio al Maurizio Carosone. Siamo orgogliosi infatti abbiamo subito accettato l'invito, nonostante siamo solitamente non un po' restii, comunque questa volta, vista la gentilezza e la dolcezza di Laura, abbiamo immediatamente accettato. Questo premio il signor Maurizio Carosone è alla memoria di Renato Carosone, ma l'ha voluto dedicare personalmente a una sua nipote, Ginevra. Infatti, eccola qui, la bellissima Ginevra, che è tanto onorata di essere pronipote del maestro Renato Carosone. E mi raccontava il nonno che quando a scuola dicono: ma veramente tu sei la nipote? Lei dice: sì, è vero, questa targa ti darà l'opportunità di dire: sono veramente io erede del maestro. No, il suo dramma è che nessuno li crede, nessuno che la nipotina crede. È la pronipote di Renato Carosone. E quindi allora daremo uno smacco ai compagni di classe. Esatto. Una volta e per sempre. Questa targa, una volta e per sempre. Grazie Maurizio di essere. Grazie a voi, grazie a voi, grazie. Gentilissimo. Grazie. Al premio Nicolardi questa sera c'è il quartetto e prete d'avvocata che ci accompagnerà in alcune melodie tra le più famose, diciamo, del maestro Nicolardi. E abbiamo al mandolino Federico Maddaluno, al mandolino Oscar Di Lorenzo, alla mandola. Naturalmente sono tutti maestri del conservatorio, quindi al maestro Fabio Menditto alla mandola e il maestro Ivano Paiusso alla chitarra. Grazie di essere intervenuti. Nelle tue mani, amore senza amore, amore che non ho, amore che Napoli News.